Agosto 1983. Con la realizzazione della cupola dello schermo antimissile in cemento armato, la costruzione del reattore Cirene di Latina entra nella sua fase finale. Nello stesso mese, il corpo cilindrico, costruito presso le officine ATB di Brescia, può essere introdotto nell'edificio reattore con gli accorgimenti e la cura che sono già stati adottati per altri componenti pesanti o ingombranti, come spostamenti a velocità molto bassa e assenza di vento. Il corpo cilindrico è in sostanza un separatore di vapore dal quale fuoriesce una selva di tronchetti che saranno collegati poi alle varie tubazioni del circuito principale. Procede la realizzazione dell'edificio metallico di contenimento. Siamo ormai giunti alla cupola e i pannelli che erano stati premontati a terra sono portati nella loro posizione finale. Durante il premontaggio erano state effettuate alcune saldature intermedie, verificato e fissato mediante riscontri il perfetto accostamento tra i vari settori, al fine di ridurre al minimo i tempi di montaggio finale. Questo è uno dei due airlock, passaggi a doppia porta, che consentono l'ingresso nell'edificio reattore al personale anche quando l'impianto è in funzione. Settembre 1983. Viene introdotto il condensatore di emergenza, ultimo componente di rilievo del sistema primario. Ha un diametro di 3 metri e una lunghezza di 6 ed è riempito di acqua demineralizzata nella quale sono immersi due fasci di tubi. In questi circola e si condensa il vapore quando non può essere inviato alla turbina. Continua intanto la realizzazione delle opere civili dell'impianto. Ecco lo stato dei lavori sull'ultimo edificio dell'isola nucleare, l'edificio delle torri di refrigerazione, che hanno lo scopo di garantire in ogni condizione il raffreddamento dei componenti rilevanti per la sicurezza. Sono in pieno svolgimento le attività di montaggio meccanico all'interno dell'edificio reattore. Qui siamo nella zona del sistema dell'acqua pesante, che occupa con serbatoi, pompe e scambiatori di calore una vasta area nella parte sud dell'edificio. Ben 55 tonnellate di acqua pesante, costituenti il moderatore del reattore, saranno caricate nel sistema, i cui componenti e tubazioni sono collegati tra di loro mediante saldature, come questa in corso di esecuzione. Ottobre 1983. Sono in corso i montaggi del sistema di ventilazione, che ha il compito di controllare e mantenere entro i limiti previsti, oltre ai parametri ambientali, temperatura, pressione e umidità relativa, anche i parametri di contaminazione dell'aria. I vari edifici sono collegati da un complesso di gallerie sotterranee, nelle quali corrono filari di tubazioni di diverso diametro.
Le quantità in gioco sono tutt'altro che trascurabili, giacché nel Cirene le grosse tubazioni raggiungono da sole il peso di circa 400.000 kg. Questa è una delle quattro pompe di circolazione dell'acqua naturale che provvede all'asportazione del calore dal nocciolo. Dopo aver terminato i collegamenti delle tubazioni, qui sarà installato il motore elettrico che azionerà la pompa. Proseguono intanto i lavori nell'edificio piscina adiacente al reattore. Misura circa 39 metri per 19, è alto 24 metri e contiene la piscina di decadimento dei fasci di combustibile irraggiati e i sistemi atti a trasferire questi ultimi fuori dalla centrale. La piscina di decadimento è divisa in due zone separate da una paratia, la vasca di servizio e la vasca di deposito. Nella prima avviene la manipolazione dei fasci di combustibile. Nella seconda il combustibile viene accantonato in attesa del trasporto. Il trasporto è effettuato con contenitori schermati che sono lavati all'arrivo in centrale e prima della partenza e spostati mediante questo carro ponte da 60 tonnellate. Ma esaminiamo più in dettaglio come avviene il trasferimento del combustibile irraggiato. È necessario innanzitutto realizzare un collegamento tra l'edificio reattore e l'edificio piscina. Ecco il punto di partenza di questo collegamento, visto dall'esterno e dall'interno, prima che sia installato il condotto di trasferimento del combustibile. Questo condotto collega la piscina di transito alla piscina di decadimento e realizza la via in acqua attraverso cui i fasci di combustibile esaurito vengono rimossi dall'area tenuta dell'edificio reattore. Sedici fasci di combustibile vengono depositati in ciascun cestello in corso di costruzione presso la Fiat TTG di Torino. I cestelli raggruppati a 6 a 6 sono a loro volta raccolti in un apposito cassone ubicato nella vasca di deposito, in attesa di essere trasferito, sempre sott'acqua, nel contenitore di trasporto. Anche la rastrelliera è in fase di costruzione. Essa è dotata di 76 posizioni, in ciascuna delle quali può essere installato un contenitore che ospita un massimo di 8 fasci di combustibile. Presso il nuovo pignone di Firenze è in fase di collaudo il compressore di avviamento. Esso provvede alla circolazione del vapore con una portata di 90 tonnellate ora ed è progettato per funzionare a 300 gradi centigradi e a 70 atmosfere di pressione. Quando la potenza del Cirene raggiunge il 30% del suo valore nominale,
il sistema di avviamento viene escluso e il compressore viene arrestato. Novembre 1983. Terminata l'introduzione dei grossi componenti, viene messa in posizione per essere poi saldata l'ultima parte del contenitore metallico. La sommità della cupola, già completa della tubazione di sfiato del condensatore di emergenza. La barriera a pressione del sistema di contenimento è così completata. Essa costituisce una tenuta per proteggere l'ambiente esterno da eventuali rilasci radioattivi, ma anche uno schermo per proteggere il cuore dell'impianto dai fenomeni naturali quali ad esempio le trombe d'aria. L'altezza complessiva di questo contenitore a tenuta è di circa 50 metri. Il diametro di 28, il volume libero di circa 19.000 metri cubi. Il materiale è di acciaio al carbonio, lo spessore varia da 22 a 32 mm. È ancorato al suolo mediante una flangia fissata con tiranti profondi a un basamento in calcestruzzo, rivestito a sua volta da una lamiera a tenuta stagna, che completa quindi nella parte inferiore il sistema di contenimento. Il mantello cilindrico è infine dotato di tre cerchiature di irrigidimento, di cui l'inferiore e la superiore sono esterne, mentre quella intermedia è interna al contenitore stesso. Tutti i suoi attraversamenti devono essere a tenuta. Le penetrazioni meccaniche ed elettriche per il passaggio di tubazioni e di cavi, gli accessi per il personale, gli accessi per i materiali, sono tutti realizzati in modo da soddisfare questa esigenza. Una tappa significativa è stata raggiunta e la soddisfazione di quanti assistono all'operazione ne è una prova evidente. Il primo collaudo, quello del contenitore metallico, è stato approntato e condotto a fine aprile 1984. Per effettuare le misure richieste, sono stati installati un centinaio di estensimetri che rilevano i valori di deformazione dell'involucro metallico, nonché trasduttori di temperatura, una cinquantina, e di umidità, una decina, per caratterizzare le condizioni ambientali in cui viene effettuata la prova. L'aria compressa, prodotta da due compressori rotativi da 7 atmosfere, viene immessa nell'edificio mediante l'apertura di una valvola. La pressione assoluta all'interno del contenitore è misurata da due trasduttori di pressione. Tutti i dati rilevati sono inviati in una sala controllo, dalla quale vengono impartite le istruzioni durante lo svolgimento della prova, durata complessivamente una decina di giorni. Nella sala controllo, tutti i segnali trasmessi dagli strumenti di misura sono registrati e analizzati e confermano il risultato del tutto soddisfacente della prova. Ormai il 90% dei 70.000 metri cubi di calcestruzzo previsti per tutto l'impianto sono stati messi in opera. Giugno 1984. Sta per avere inizio la realizzazione delle giunzioni tra i tubi di zircaloi, una lega di zirconio immersi nell'acqua pesante, e i manicotti in acciaio inossidabile dell'assieme reattore.
Siamo nel locale sotto pila. Ciascun tubo, dopo essere stato tagliato a misura, controllato e pulito, è infilato manualmente nel manicotto inferiore. I tubi di zircaloi hanno lo scopo di creare una barriera tra l'acqua pesante e i canali di potenza che sono inseriti in essi e che a loro volta contengono i fasci di combustibile. La giunzione tubo-manicotto è realizzata mediante un procedimento di mandrinatura che consiste nel forzamento a freddo delle due estremità del tubo contro i rispettivi manicotti. Questo forzamento è esercitato da rulli contenuti in un mandrino e costretti da una spina conica ad agire su diametri progressivamente crescenti. Un trapano pneumatico provvede alla rotazione del mandrino e all'avanzamento della spina conica. Al termine delle operazioni sarà controllato su ogni tubo il buon esito delle mandrinature, effettuando una prova di tenuta al gas elio. La caldaia della centrale è l'assieme reattore, una vasca cilindrica di acciaio inossidabile entro cui sono sistemati verticalmente 60 tubi contenenti il combustibile nucleare. Il calore generato dal combustibile viene asportato mediante circolazione di acqua naturale che entra dal basso nei tubi verticali e al contatto col combustibile si trasforma in parte in vapore. Dalla estremità superiore dei tubi esce pertanto una miscela acqua-vapore. Questa miscela è inviata in un recipiente cilindrico a pressione dove avviene la separazione del vapore. Il vapore, sempre sotto pressione, viene quindi inviato in turbina e ne provoca la rotazione. Un alternatore trasforma l'energia meccanica di rotazione in energia elettrica. Il vapore si ritrasforma in acqua nel condensatore. Di qui passa al recipiente cilindrico. Viene rinviata, mediante quattro pompe, nei tubi verticali della caldaia nucleare. Questi tubi sono circondati dall'acqua pesante che riempie l'assieme reattore e che circola in un sistema separato. L'acqua pesante è il moderatore del processo di fissione. Serve cioè a rallentare i neutroni e a mantenere la reazione a catena. Il combustibile del cirene è uranio naturale, sotto forma di un composto, l'ossido di uranio, che, ottenuto chimicamente allo stato di polvere, viene compattato sino a formare delle pastiglie cilindriche di diametro e di altezza di circa 18 mm. Le pastiglie sono poi infilate in una guaina cilindrica chiusa a entrambe le estremità. Il complesso pastiglie più guaina di contenimento così formato costituisce una barretta. 18 barrette opportunamente disposte formano un fascio alto 50 cm e del diametro di circa 10. Otto di tali fasci infilati in uno spiedo centrale sono montati verticalmente l'uno sull'altro in ciascuno dei 60 canali che attraversano l'assieme reattore. In questi fusti l'ossido di uranio giunge a Bosco Marengo, nell'impianto delle fabbricazioni nucleari in cui saranno prodotte le pastiglie. Nelle pastiglie si generano, durante il funzionamento del reattore, i prodotti di fissione, quel complesso cioè di prodotti radioattivi
che soprattutto allo stato gassoso costituiscono la più cospicua sorgente di rischio radiologico. Per minimizzare questo rischio, la produzione delle pastiglie comprende rigorosi controlli che saranno effettuati anche durante la fabbricazione dei fasci di combustibile. Rigorosi controlli sono effettuati anche sulla quantità di uranio, affinché, secondo la normativa e sotto la vigilanza di organismi sovranazionali, sia ben chiara la destinazione di ogni grammo di questo materiale. Nel frattempo, la nostra polvere di ossido di uranio ha continuato il suo percorso. Dopo una fase di miscelazione con materiali leganti che hanno lo scopo di favorire la formazione delle pastiglie, è stata sottoposta ad una pressatura preliminare seguita da successiva frantumazione ed ha assunto, con la pressatura definitiva a pressioni di alcune tonnellate per centimetro quadrato, la forma di pastiglia, che però ha ancora una densità piuttosto bassa e contiene sostanze estranee, in generale composti organici, che è stato necessario introdurre durante la fabbricazione. Per eliminare questi inconvenienti, le pastiglie vengono sinterizzate, riscaldate cioè in forno fino ad una temperatura di oltre 1600 gradi centigradi, in ambiente di idrogeno gassoso. Al termine sono sottoposte al controllo delle dimensioni, della densità, delle caratteristiche chimiche. Non tutte le pastiglie superano i controlli e qualcuna deve essere scartata. Peccato, con i suoi 50 grammi avrebbe potuto provvedere per un anno al consumo domestico di energia elettrica di una famiglia media italiana. Le pastiglie poi, viaggiando in appositi vassoi, vengono sottoposte a ulteriori operazioni di pesatura. Dopo aver superato anche le verifiche previste dal sistema di controllo di qualità, saranno infine inviate all'impianto Enea di Saluggia, dove si procederà alla fabbricazione dei fasci di combustibile. Novembre 1984. Le attrezzature che provvedono al ricambio del combustibile sono sottoposte alle prove di funzionamento presso le officine dell'Ansaldo a Genova utilizzando un canale di prova. La macchina di carico e scarico viene portata nella posizione desiderata, provvede a rimuovere il tappo di chiusura del canale, estrae la colonna di fasci di combustibile esaurito, inserisce al suo posto una nuova colonna e riposiziona, infine, il tappo di chiusura del canale. Tutto il ciclo è completamente automatizzato e controllato dalla sala controllo dell'impianto e tutti gli spostamenti sono condotti a velocità molto bassa. A questo punto la macchina, sganciata dal canale, si sposta sino a portarsi sotto la macchina di permutazione, che nel reattore è collocata nella piscina di transito. Dopo aver realizzato il collegamento tra le due macchine, la colonna di fasci esauriti è trasferita nella macchina di permutazione ed una colonna di fasci freschi, preformata nella macchina di permutazione, è caricata nella macchina di carico e scarico, che è quindi pronta per un successivo ciclo di ricambio. Dicembre 1984. È stato completato il rivestimento in acciaio inossidabile della piscina di decadimento. Esso ha lo scopo di garantire la tenuta dell'acqua della piscina stessa e di realizzare nella intercapedine tra il rivestimento e la struttura di cemento armato opportune canalizzazioni
mediante le quali convogliare eventuali perdite ad un apposito sistema di raccolta e di trattamento dell'acqua. Siamo all'inizio del 1985. Migliaia di tonnellate di ferri di armatura, migliaia di inserti metallici da ancorare nel calcestruzzo sono stati utilizzati. Centinaia di componenti sono stati introdotti e posizionati negli edifici. Ormai l'impianto si presenta con la sua fisionomia definitiva. Il Cirene è già una realtà ed una testimonianza della capacità italiana di realizzare impianti nucleari complessi e in piena autonomia. L'ENEA ha qui svolto il suo ruolo di ente di promozione e di sviluppo industriale, così come lo svolge per l'affermazione delle altre fonti energetiche alternative.